बादुलो बता बादुलो बाजू में आई थी बादुलो पर बाजू kalau bisa mundur mi kami bisa foto ya awas 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 jangan dulu sampai sana kurang mundur ya supaya bisa dilihat luar biasa di kalau bisa mundur dalam konteksnya apa saya kasih ruang untuk kerja. Kesana Pak. Il serpente che si innalza, apre la bocca a quasi 180 gradi, mostra tutti i denti e un'altra caratteristica nascosta dei serpenti giganti. La mandibola inferiore è costituita da due parti separate, non ha mento. Questa struttura ingegnosa permette a questi serpenti di allargare le mandibole oltre le dimensioni del loro cranio per ingoiare la preda. I pitoni e gli anaconda possono allargare molto le mandibole verso l'alto e il basso. Ma i serpenti giganti non possono allargare lateralmente la bocca nello stesso modo. Questo significa che quando il pitone ha raggiunto le spalle di Juan, si è dovuto fermare. Ed ecco la risposta che cerchiamo. La parte che va dal collo alle spalle di un uomo adulto è un ostacolo che nemmeno i serpenti giganti possono aggirare. Ma esiste una possibilità. Se Juan fosse caduto di fianco, le mandibole del pitone avrebbero potuto aprirsi per trascinare dentro di sé il corpo dell'uomo e completare l'opera.